Tutti e bentornati sul mio canale. Sono tornata finalmente dopo 4 mesi più o meno, perché praticamente da quando c'è stata la quarantena ho avuto dei problemi con il programma di editing dei video e quindi purtroppo ho dovuto mollare un attimo, ma sono tornata con tanti nuovi contenuti per voi e non vedo l'ora di mostrarveli tutti. Oggi voglio mostrarvi la vacanza che abbiamo fatto con mio marito Ivano in Puglia. Siamo stati a Vico del Gargano 15 giorni più o meno. Lì abbiamo una casetta, quindi ci siamo andati a rilassare un pochino. Spero che questo video vi piaccia. Siate clementi, è il mio primissimo vlog, quindi abbiate pazienza, fatemi sapere se vi è piaciuto nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, anche perché ho intenzione di condividere con voi un sacco di nuovi contenuti, non solo riguardanti le unghie e i tutorial che faccio, ma anche riguardanti l'alimentazione, lo sport e tante altre cose. Quindi vi lascio al vlog, non parlo più e ci vediamo alla prossima. Infatti, guardate la mia faccia, ma portate pazienza. Adesso facciamo colazione. Il viaggio ieri è stato abbastanza veloce. Siamo arrivati verso le 11:30 più o meno. È passato più in fretta del previsto, devo dire. Adesso facciamo colazione e poi iniziamo a girare un pochino il paese. Salutiamo i parenti e ci aggiorniamo più tardi. Eccoci qua, allora abbiamo finito di fare colazione, di allenarci e ci siamo docciati e adesso andiamo a fare un giro nel centro di Vico del Gargano. Avevamo intenzione di mangiare anche la paposcia, che è il tipico piatto di Vico del Gargano. È una specie di panino allungato fatto appunto con l'impasto del pane e che si può farcire, quindi non vedo l'ora, sono 2 anni che non ne mangio una, buonissime. Ci vediamo dopo. Vieni a ballare in Puglia, 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 tremulo come una foglia, foglia, foglia. Tieni la testa alta quando passi vicino alla gru, perché può capitare che si stacchi e venga giù. Le mie vecchie nemiche, le scale, non finiscono più. Si sale sempre di più. Adesso stiamo andando al centro di Vico del Gargano che si chiama Pizzicato. Come si chiama? La villa, la villa. Adesso andiamo a mangiare la paposcia. Scusate, ma non ho avuto modo di firmarvi la cena di questa sera, ma abbiamo mangiato semplicemente della carne arrostita con l'insalata e adesso stiamo andando a Carpino, che è un paese vicino Vico del Gargano, a vedere i fuochi d'artificio.
giorno, abbiamo già fatto il bagnetto, abbiamo mangiato un'insalatina di farro e bulgur con un pochino di tonno e mais per stare leggeri, e andiamo a mangiare poi da mia cugina che ci preparerà una super cenetta. Buongiorno, io mi sono appena alzata, infatti guardate i miei capelli, sempre a materasso, e oggi andiamo a Vieste, andiamo a visitare questo piccolo paesino che c'è qua intorno, qua vicino, e lo visitiamo un pochino e poi andiamo a mangiare, cerchiamo un piccolo ristorantino per mangiare. Feel buried alive, this city is airtight. Suffocating, lonely in the crowd. Eccoci qua, siamo a Vieste. Guardate che bel mare che c'è. Siamo arrivati da poco e adesso andiamo a mangiare qualcosa e facciamo un giretto. Can't touch this. Buongiorno, oggi siamo in palestra, vi mostrerò il mio piccolo allenamento di oggi. Faremo un po' un circuito per il corpo completo e via. Just confess your girl admits that we the F-R-E-S-H, we fresh G-E-F, that's right, we dip. We definite, B-E-P, we reppin' it. So, turn me up, turn me up, turn me up. Come on, baby, just pump it. Pump it. Pump it. Pump it. Pump it. Pump it. Oggi, ultimo giorno in Puglia, dobbiamo sistemare tutte le valigie. Guardate che casino. Eccoci qua, volevo semplicemente concludere il video. Come ho detto all'inizio video, questo era il mio primissimo vlog, quindi spero vi sia piaciuto. Se così fosse, mettete un mi piace, lasciatemi un commento per farmi sapere cosa ne pensate e aspettatevi tanti altri contenuti perché ne vedremo delle belle. Grazie per aver guardato il video, alla prossima!